Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi è venerdì 17 e abbiamo appena trascorso l'intera mattinata in live su Twitch a guardare tutto il documentario inerente a Paul Pogba, The Pogmentary. E quindi ve lo dico, dato che abbiamo già visto tutto, siamo pienamente consapevoli di quello che contiene la serie di Amazon Prime. Sto per spoilerare, ok? Quindi se ancora non l'avete visto, vi consiglio di saltare il prossimo minuto, minuto e mezzo di video. Ve lo dico subito. Quindi vi ho avvertiti, da qui in avanti spoiler, eh? Poi dopo questo spoiler faremo anche la recensione completa. Da qui in avanti spoiler, vi lascio magari il timestamp, d'accordo? Ci ha scammato! Super scam di Paul Pogba, non ci dice niente nel documentario, niente, non ci dice se verrà la Juve, se non verrà la Juve, non c'è l'annuncio, non c'è, che super scammata incredibile! Ve l'aspettavate? Io sì. Abbiamo già detto tante volte qua sul canale, però a un certo punto ci avevo anche creduto, ho detto magari sono io che ragiono con la testa un po' troppo antiquata, non sono abbastanza aperto mentalmente, invece no! Avevo ragione, ci ha scammato tutto questo hype incredibile creato per niente, non abbiamo l'annuncio ufficiale, dobbiamo aspettare la Juventus. Eventualmente, speriamo, incrociamo le dita. Al di là di questo, comunque è stato un ottimo documentario, devo dire la verità, a me è piaciuto. E se ancora non l'avete visto e siete interessati, vi faccio anche un breve riassunto, ci sarà la recensione a partire da questo minuto, perché in questo istante ho terminato lo spoiler. Quindi chi ha visto il minuto e mezzo di video precedente sa di cosa stiamo parlando, sa qual è stato lo spoiler. Spoiler incredibile, ragazzi, non, davvero una cosa allucinante. E d'ora in avanti invece parte la recensione vera e propria. Quindi vi invito a lasciare un mi piace a questo video, di farmi sapere se avete visto già il Pogmentary, se vi è piaciuto e se siete d'accordo anche con un po' di considerazioni personali durante la recensione, perché sì, sarà una recensione vera e propria, ma ci sono un sacco di collegamenti e di cose che ho pensato io durante la visione. Sono curioso di sapere se anche voi avete pensato le stesse cose. Pronti? Partenza? Via! Recensione dall'episodio 1 all'episodio 5. Sono già stati caricati tutti, sono in francese e abbiamo visto i sottotitoli italiani. Allora, wow, un primo episodio secondo me molto molto pesante, dedicato a Mino Raiola. È tutto in francese, con sottotitoli in italiano, e viene raccontato con delle parti, filmate delle parti da cartone animato. Inizia con i racconti dei suoi primi mesi a Manchester per lo United, poi abbiamo subito un time skip di 12 anni dove Pogba è già padre, e questa è già una piccola grande differenza con il Paul di Torino. Ora è marito ed è diventato responsabile, è cresciuto, è un uomo adulto. Manca ancora un anno alla scadenza del contratto, siamo nel 2022, quando poi ci sarà il rinnovo automatico. Lo United si interroga se venderlo o perderlo a parametro zero. Arriva quindi Raffaella Pimenta, avvocato di Paul da 10 anni a questa parte, e fanno una videochiamata con Mino Raiola per parlare di affari. Lo United vorrebbe tenerlo perché è un marchio importante per loro, però Mino voleva spostare Paul prima della scadenza per non fargli perdere un anno di gioco. Il brutto anno di Pogba, l'ultimo anno di Pogba, è collegato anche a questo? Al fatto che Paul non si sentiva completamente a suo agio, che lo volessero spostare, che poi è stato fatto un anno di rinnovo, potrebbe anche essere. Pogba dice una cosa importante: sono felice se faccio parte di un progetto in cui sono coinvolto. E qua vi dico, Juventus potrebbe essere? Potrebbe essere. E parlano di Juventus. E nel 2021 Raiola dice: la Juve oggi non può permetterselo, ed è vero, perché l'anno scorso, non so se vi ricordate il mercato dell'anno scorso, noi l'anno scorso abbiamo fatto un'operazione che è stata Locatelli e una seconda operazione che è stata Ken quando è uscito Cristiano Ronaldo, non uno a caso. E guarda caso, Ken, scuderia Raiola, tra cui Raffaella Pimenta, avvocato di Pogba, che ora gestisce le trattative direttamente con la Juventus. Quindi l'anno scorso no, la Juve non poteva permetterselo, e quindi Pogba rimane un altro anno a Manchester, perché Mino dice: ho parlato col Barcellona, ho parlato col PSG, vedremo che cosa farà Zidane. E allora io vi dico, la voce Zidane PSG secondo la quale Pogba sarebbe in attesa, bla bla bla, che è uscita qualche giorno fa, non è che nasce proprio da qui, non è che nasce proprio da questo momento. Magari era stato diffuso questo filmato e senza dare un contesto temporale, quindi con ancora un anno di contratto di Pogba per il rinnovo automatico, potrebbe essere nata da qua qualche giornale che non ha capito di cosa si stava parlando perché non aveva delle indicazioni temporali precise? Secondo me sì.
E poi Mino Raiola dice: vedremo Holland e Mbappé che cosa fanno, sono i target principali delle squadre come il Real Madrid. Il primo episodio è basato su un Pogba combattuto che deve capire se lasciarlo United o no, mentre si guarda intorno sui club che potrebbero tesserarlo. Poi c'è una videochiamata con Jan Usai, il compagno che aveva i tempi dello United, e proprio Jan Usai ha aiutato Pogba con il francese quando ancora non conosceva la lingua. E poi Pogba dice una cosa importante: non sono i soldi o la fama che mi servono in questo momento, devo tornare ai miei valori. E dice questa cosa mentre va a aiutare senza tetto portando loro del cibo. Poi bisogna vedere se è una cosa che viene fatta anche off camera o se è stata semplicemente una cosa scenografica per la serie. L'ultima Old Trafford, stagione 2021, i tifosi tornano allo stadio dopo il Covid, Pogba pensa che possa essere la sua ultima partita, ma poi in realtà, come ben sappiamo, giocherà un'altra stagione lì per il rinnovo automatico. Niente vittoria, finisce 1-1. Pogba voleva chiudere con un gol o festeggiando con i tre punti. È triste perché poteva lasciare l'United così, cosa poi non avvenuta. E Pogba torna a casa, ma torna a sorridere grazie alla moglie e ai video dei figli. Pogba dice: non è più Pogba, in quel momento torna a essere Paul, la distinzione tra calciatore e uomo, padre di famiglia. Poi c'è un time back, torniamo indietro nel tempo, stagione 11-12, Pogba doveva decidere se rinnovare con lo United o meno. Mino e Ferguson si incontrano, lo United stava vincendo il 36esimo titolo, Ferguson non credeva troppo in Pogba, decidono quindi di andare via, andare appunto alla Juventus. Lo strappo non era solo per i soldi, dice Mino Raiola, ma anche sul rispetto e valore. Ed è un discorso riconducibile un po' a tutti i giovani in generale, anche in queste ore che si sta parlando di Juve e Fagioli, possiamo immaginarci bene o male la stessa cosa. Poi Fagioli non ha le caratteristiche di Pogba, probabilmente nemmeno il talento, non raggiungerà mai quella vetta, quel livello, però il discorso è proprio basato su quella cosa lì. E poi c'è un altro discorso importante di Raffaella Pimenta che dice: oggi Paul è al top della carriera, vuole raggiungere traguardi e trofei, non solo soldi. Quindi Paul è cambiato tanto dal 2016 alla scomparsa del padre, quando è diventato adulto e responsabile. Pogba, dopo aver vinto il mondiale, guarda in alto proprio per raggiungere il papà. E poi, dopo questa brutta esperienza della scomparsa del padre, quest'anno Paul perde anche un altro padre, cioè Mino Raiola, che ci ha lasciato qualche mese fa, e appunto il primo episodio si conclude con la dedica a Mino. Direi di fare un riassunto molto veloce del secondo episodio. Pogba parla della nazionale, dei mondiali vinti, della Coppa del Mondo portata a casa e del gol che ha segnato in finale della Coppa del Mondo. Mino Raiola invece parla di mercato, lo paragona all'arte. 23 giorni europei, convocato a sorpresa Benzema, Pogba si allena per evitare infortuni e giocare più partite possibili. A Londra, a vedere i cavalli, chiaro riferimento di mercato alla Juventus e Massimiliano Allegri, Paul Pogba trascorre una giornata in famiglia, con moglie e figli e Minnesota. Pogba è molto religioso e fedele ad Allah, ha scelto di diventare musulmano perché pregando ha sentito qualcosa e quindi si è convertito dal cristianesimo. Mamma Pogba in Guinea, in missione umanitaria per aiutare i bisognosi, quindi Paul potrebbe davvero essere un filantropo nella vita reale, non solo davanti alla telecamera. 15 giorni ad Euro 2020, inaugurazione a Parigi di un campo da calcio per i bambini, vuole essere un modello, un esempio per i più giovani. Scuola, calcio, scuola, calcio, scuola, calcio, questa è l'infanzia di Paul Pogba. 13 giorni europei, gironi di ferro con Germania, Portogallo e Ungheria. Paul parte per giocare appunto questa Coppa Europea che avevano perso in finale in casa a Parigi contro il Portogallo nell'ultima edizione, ma alla fine sapete chi vincerà? L'Italia, campioni d'Europa, e non andiamo al mondiale. Terzo episodio un po' più corposo rispetto al secondo. Ringrazio Ubacchiotto per il nono mese, Vinci per i 10 bit e Alessandro Stella anche lui per il nono mese. Grazie mille ragazzi. Ecco il basket con Allegri, il terzo episodio. Pogba non ha messo al calcio professionistico, non era ancora pronto, immagino che si stia mangiando le mani quello che l'ha rifiutato. Ci sono delle immagini di Pogba, sedicenne, capitano dell'Under con la Francia, leader carismatico già da ragazzino dove vince la Coppa del Mondo Under 20. Finale del Mondiale, Pogba fa un discorso alla squadra, ancora da leader. Ragazzi, immagini che mi hanno gasato a me. 2021, partono per gli europei, vittoria per 1-0 contro la Germania, Pogba dominato, migliore in campo. Francia prima del girone, affronterà la Svizzera agli ottavi. Il contratto è in scadenza, ma si parla ancora con lo United e con altri club. Fa tutto Mino, è lui che gestisce queste cose. Raiola lo vorrebbe al PSG, dove pensa che potrebbe dare il meglio di sé. Bucarest, ottavi di finale contro la Svizzera. Arriva anche la famiglia di Pogba per assistere alla partita. Chi vince affronterà la Spagna.
Svizzera in vantaggio dopo 15 minuti, pareggio di Benzema al minuto 56, 2-1 dopo pochi minuti, Pogba gol per il 3-1, pensavano tutti che fosse finita lì, ma attenzione il 3-2 della Svizzera, mentre la Francia cerca di difendersi prende nuovamente gol, 3-3 l'ultimo secondo, supplementari e poi calci di rigore, Deschamps gli dice di tirare il terzo o il quarto rigore, Paul non ci sta, vuol tirare il primo, vuole indicare la via ai suoi compagni, ancora una volta da leader sicuro di fare gol, tira un rigore fantastico, il pallone entra, ci vogliono i coglioni per certe cose. Alla fine però Sommer parerà il rigore decisivo a Mbappé, passerà la Svizzera e la Francia verrà eliminata. Due giorni dopo Pogba è ancora deluso, è rientrato a Parigi, a casa della madre. È difficile per la famiglia di Pogba non leggere i social e i media, invece Paul riesce a mantenersi distaccato da certe cose. Pogba va in vacanza cercando di staccare sul calcio. Sono finiti gli europei, ora c'è il calcio mercato. I media vogliono lo scoop, lui è in diretta col Ciringhito, ma quando è in vacanza lui queste cose non ci pensa e mi viene in mente, no, questo esatto momento, Paul è in vacanza e agli scoop non ci pensa, nonostante la trattativa con la Juve. Pogba rivela di aver conosciuto la moglie nel 2016 a Miami, esattamente nello stesso contesto, era partito post finale persa degli europei e non era nemmeno lì per conoscere qualcuno, ma è successo, questa è la vita. Lei non lo conosceva perché non seguiva il calcio, ecco qua ho qualche dubbio comunque a riguardo. Il PSG voleva Pogba, in Francia davano tutto per fatto, infatti chiamano la Pimenta e gli spiegano che attendono soltanto l'arrivo di Pogba, ma lei non sapeva niente, infatti Pogba al PSG non c'è andato in quella stagione. E qua mi viene in mente un po' l'Italia, qua diamo tutto per fatto, sì Pogba sta arrivando, poi magari alla fine non arriva. Allo United gli dice Mino Raiola, non sei il vero Pogba, non sei il Pogba della Nazionale, non sei il Pogba della Juve, non sei il Pogba che tutti amano, dobbiamo trovare un modo per farti essere nuovamente il vero Pogba. E per farlo dovrei lasciare il Manchester United. Questo è il discorso che fa il buon Mino a Paul Pogba e quindi vediamo che cosa succede nel prossimo episodio. Ragazzi, siamo all'ultimo episodio, dobbiamo vedere l'ultimo episodio. Il quarto è pesante, anche perché immagino che ora ci sarà una specie di time skip verso il presente, non so di cos'altro possano parlare, a meno che non sia un'enorme scammata e che non vadano ad analizzare la preparazione con lo United. Siamo a Miami, Pogba è ancora al telefono con Mino Raiola, Paul chiede dello United, Mino dice che l'offerta per il futuro non è adeguata, si dà un appuntamento a fine vacanze per decidere appunto il futuro. Pogba va a casa di Matuidi, che vive a Miami per via dell'MLS, all'Inter. Pogba e Blaise pensano alla loro infanzia, quando non avevano soldi dovevano guadagnarsi anche un semplice gelato. Sono felici di poter dare ai loro figli un futuro migliore e differente da questo. Anche il fratello di Pogba ricorda l'infanzia difficile e si ritengono fortunati perché sono cresciuti in posti pericolosi, ma loro alla fine è andata bene. Pogba vicino al PSG, manca solo la firma. A Parigi ecco gli striscioni contro Pogba, non lo vogliono i tifosi. Mino Raiola, senza le critiche, il calcio non sarebbe divertente. Nei grandi club metà delle persone ti amano, l'altra metà ti odiano. Fotografia perfetta, quella di Raiola, un uomo che sapeva di cosa stava parlando probabilmente. Ecco il basket, nuovo spoiler legato ad Allegri, ovviamente indizio di mercato palese, ha fatto la macumba, si allena per non perdere più da Massimiliano. Si parla di Juve, voleva dimostrare il suo valore all'epoca, le prime partite, i primi gol, le prime pagine. Pogba dice, sono arrivato giovane e sono diventato uomo. Pogba è un marchio ad oggi in tutto e per tutto, con emoji, taste, tagli di capelli eccetera. 39 giorni alla fine del mercato, lo United offre un 5 anni, un quinquennale a Pogba. Però Mino Raiola dice che l'85% delle cose che si leggono in giro sono stronzate e apre a tutte le squadre maggiori un eventuale trasferimento. La gente vuole sapere, Pogba non ha nulla da dire. È ancora sotto contratto con il Manchester. Il Real aspetta Pogba e Mbappé a parametro zero, cosa che si è rivelata vera almeno per Kylian. Poi non si è conclusa, sappiamo tutti che cos'è successo. Pogba si allena anche in ferie, ovunque si trova. Il preparatore lo vede in forma come non mai e pensa che questo possa essere il suo momento migliore di forma fisica. Pogba parla come i migliori, vuole essere capocannoniere e miglior assistman della squadra. 2019, doppia frattura alla caviglia, prima grossa operazione della sua carriera. Recuperando l'infortunio pensava una sola cosa, tornare più forte di prima. Pogba cerca ispirazione in Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, giocatori che lavorano sempre sodo per essere al top. Non solo madre natura quindi, ma anche sudore e fatica, una cosa da non sottovalutare assolutamente. Ragionamenti in famiglia per un eventuale trasferimento legato a tutte le preoccupazioni per i bambini, scuola e case e robe del genere. Mino Raiola conferma, 4 club lo volevano ma il Manchester non voleva farlo andare. Ultima stagione alla United quindi, rinnovo automatico e ultimo anno di contratto. E ora siamo pronti per capire che cosa ci riserverà la stagione numero 5, la puntata numero 5.
Scammatissima. Scammatissima, scammatissima, scammati, 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 scammati. Come era prevedibile, scammati, ma io ve lo dico dal giorno in cui avevo annunciato il documentario, che mi sembrava difficile un annuncio qui dentro, poi ho detto magari mi sbaglio, siamo nel 2022, bisogna essere aperti anche queste nuove frontiere, frontiera non raggiunta, quindi non c'è stato l'annuncio di Pogba all'interno del documentario. Ultima stagione con lo United, Pogba avrà particolare bisogno della sua famiglia, alla prima partita della stagione serve 4 assist, lo United non era pronto a lasciarlo andare, Pogba pensa che con Cristiano Ronaldo e Varane potrà vincere qualche titolo. Pogba infatti parla di come si allena insieme a CR7 cercando di imparare qualche segreto di come vivono e come si allenano i palloni d'oro. Varane raggiunge Pogba a casa, si conoscevano già dai tempi della nazionale, ora giocano insieme allo United e poi vanno a giocare insieme ai figli con le portine in un campo a casa di Pogba. Anche questo altro spoiler, no, del ritorno, spoiler, indizio social del ritorno a giocare con Allegri nella portina. Come va Paul? Ho vinto io, hai vinto te. Pogba, tentativo di rinnovo. Visto gli arrivi, tentato da rinnovo, visto gli arrivi di Varane e di CR7, questo ci fa anche capire come ragionano magari alcuni calciatori di fronte a un mercato positivo del proprio team, del proprio club. C'è una sfida tra Nike e Adidas per accaparrarsi Pogba. Pogba non prende decisioni facilmente, ma quando accetta e quando prende decisioni ormai è così. Si impegna con qualcuno, dà la sua parola, non ascolta altro. E questo ci fa ben sperare. Lato Juve, ricorderete, erano venute fuori delle voci. Pogba ha deciso sulla Juve, vuole la Juve. Il tentativo di PSG, City e altre squadre in extremis, ma Pogba aveva già scelto, speriamo che sia davvero così. Pogba lavora come attore in una pubblicità, è magnetico davanti alla telecamera, non è timido, anzi è molto carismatico come quando è leader in campo. I tabloid però insistono, Pogba rinnoverà, gli agenti non sono invece convinti, dato che lo United non ha ancora comunicato nessuna intenzione agli agenti. Compleanno del figlio più piccolo, momento in cui tutta la famiglia si riunisce. Devo dire la verità, qua è bello da vedere perché negli ultimi 6 anni io ho un po' perso di vista Paul e me lo ricordo ragazzino, invece no, oggi Paul è un uomo adulto, responsabile e maturo. La Francia vince la National League, si allena per il Mondiale, durante un allenamento con un tiro però Pogba si fa male, rimane fuori per un bel po' di partite. Quindi parte da solo per 4 giorni a Dubai, dove proverà a recuperare dall'infortunio in una clinica specializzata. Fuori dalle 8 alle 10 settimane per via di una lesione al tendine. E ci sono delle critiche a Pogba perché è andato a recuperare a Dubai. I tifosi pensavano potesse essere in vacanza. E infatti c'è questo flashback di Mourinho per una diatriba, una lamentela simile ai tempi in cui Mo era allenatore dello United. Nel frattempo però è Ragnik che va a subentrare a Solskjaer come mister, come manager del Manchester. E si conclude il tutto con Mino Raiola e Raffaella Pimenta che parlano del futuro di Pogba lasciando aperte molte porte. Pogba dice che lo United non doveva aspettare ad offrire il contratto ed è per questo probabilmente che alla fine si separeranno, ma quando ho visto Mino Raiola ancora presente avevo capito che non si sarebbe detto niente del futuro, anche perché Mino, purtroppo lo sapete, ci ha lasciato ormai un mese fa, un paio di mesi fa forse, 40 giorni, 50 giorni fa. E quindi questo documentario deve essere stato girato davvero tanto tempo prima e quindi ci aspettavamo che non ci fosse alla fine nessun annuncio. E questo è